Salve a tutti amici, in questo video parliamo di un argomento molto importante e molto discusso. L'amore dura per sempre o è destinato a finire? Filosofico. Filosofico. Allora, dato che avevo sentito che molti esperti avevano dimostrato che in realtà c'era un inizio e una fine e quindi non era possibile arrivare in fondo come quando abbiamo iniziato, nel senso con le farfalle nello stomaco, e questo ci siamo. Però innanzitutto bisogna scindere un po', perché l'adolescenza non è la fase adulta. Nell'adolescenza queste cose si vedono effettivamente. Tutte le persone si innamorano con una frequenza velocissima e si lasciano altrettanto velocemente, è tipico. Poi ci sono quelle persone che invece durano per molti anni già dall'adolescenza e sono casi. Le coppie che durano, sì. Le coppie che durano dall'inizio, però sono casi un po' rari, sono un po' particolari. Invece, anche per esperienze personali, è successo anche a me, velocemente ci sono queste cottarelle, dopo però pian piano si spegne tutto. Sì, che sembra sempre l'amore della tua vita. Sì, sembra sempre. E quando un po' le farfalle non ci sono più. No, e questo è normale nell'adolescenza, però da adulti si fa questo errore. Si cerca sempre quella massima intensità che poi inevitabilmente non c'è più dopo un periodo. E quindi ho conosciuto persone che ogni tot mesi mollano la persona e ne cercano un'altra, perché vogliono sempre provare quel qualcosa di nuovo. Però è un circolo vizioso, perché da quello che ho visto io, e credo che sarete d'accordo con me, non è possibile avere una relazione con la stessa intensità dall'inizio alla fine. Nel senso che la fase iniziale è sicuramente quella più magica, quella più bella, quella più potente. E dopo purtroppo non conta la bellezza, perché può essere la persona più bella del mondo, però a un certo punto ci si abitua. Esteticamente. La persona più bella del mondo esteticamente. A un certo punto ci si abitua a quelle, e quindi dopo che cosa? Cerca sempre qualcosa di nuovo poi. Sì, e quindi si apprezza di più anche a un altro tipo di bellezza. Quindi a un certo punto non vuol dire che un maschio che sta con la ragazza più bella del mondo guarderà solo lei. A un certo punto si abituerà. E quindi per che cosa stiamo poi insieme? Per i pregi e per i difetti. Quindi se i difetti non sono così grossi, se i pregi sono buoni. E quindi in realtà è questo che penso io. In realtà non è che sparisce, si cambia, si stabilizza, diciamo così. Si stabilizza e cambia, perché se devo dire la verità, cioè per quello che penso io, l'amore è proprio quello che viene dopo quella fase. Sì. Cioè è anche il, mi viene da dire sopportare, ma non è il termine adatto, è anche l'accettare tutti i difetti, anche essere consapevoli di magari non poter vivere senza quella persona. Ma quello che si ha all'inizio, nella fase iniziale che lui diceva prima, cioè la fase più bella, le farfalle nello stomaco, l'emozione di incontrarsi, di uscire, di baciarsi, tutto quanto, e non è quello già l'amore, quello è l'innamoramento, che è una cosa un po' diversa. Che poi tra l'altro siamo più portati a ignorare tanti difetti, perché quando c'è la fase iniziale alcuni difetti possono venire fuori, ma si tende ad ignorare, a fregarsene, perché poi tanto si va avanti. E dopo invece, soprattutto con una convivenza, arrivano fuori tutti i difetti, tutti quanti, perché a un certo punto non si può più nascondere. Arrivano le prove, cioè la storia viene messa alla prova e lì si capisce veramente se è destinato a durare oppure no. Quando vedete una coppia adulta che si scornano e si mandano a quel paese, non è detto che sia finito in realtà, magari è normale. L'importanza è il loro modo di vivere. Però in sostanza io sono contrario a chi dice che muore sempre in ogni caso, però... Sì, non sono d'accordo con questi esperti. No, infatti. Cioè, finisce la fase dell'innamoramento, anche se anche quello, non ne sono tanto convinta, perché secondo me... Per il mio modo personale di vivere le cose, di vedere le cose, non si smette mai veramente di conoscere una persona. Quindi anche dopo tanti anni, secondo me, puoi trovare nell'altra persona quel qualcosa che ti colpisce sempre. Quindi è vero, se da una parte subentra l'abitudine e la stabilità in generale della vita di coppia, dall'altra c'è sempre qualcosa di nuovo. E a volte, in certe occasioni, capita di innamorarsi quasi di nuovo. Quindi non sono d'accordo col fatto che l'amore finisca per tutti sempre, non sono d'accordo neanche col fatto che l'innamoramento finisca. Dipende un po' dalla coppia, cioè se una coppia poi si spegne e non fa più niente di nuovo, non ha nuovi stimoli, e non parlo di giochi strani, infatti no, bisogna scindere, parlo anche di hobby, questo si parla di cose. Qui si parla di sentimento e non di aspetto sessuale, che qua è proprio un altro argomento. Una cosa a parallela. No, parlo anche di vita di coppia in generale, tipo come può essere visitare un posto nuovo, cercare un altro hobby, un nuovo hobby che non si è mai avuto, eccetera. E
secondo me quando c'è quel qualcosa di nuovo, quello stimolo continuo, la storia è destinata a durare, quindi l'amore che finisce per tutti, la stabilità arriva per tutti sicuramente, perché non si possono avere, come diceva lui prima, le farfalle nello stomaco per sempre. Però quindi ecco la cosa che volevo dire, non spaventatevi se vedete che comincia a essere un po' monotono. Quando dite monotono non vuol dire che va male qualcosa in realtà, sì, ma vuol dire per esempio, bisogna trovare qualche stimolo. Per portare il nostro esempio, noi siamo stati 4 anni lontani a distanza, quindi chiaramente quando ci si incontrava, ci si vedeva, dopo anche 2 mesi che non ci vedevamo, era tutto una super festa, no? Un'emozione unica, per carità. Poi una volta che siamo arrivati a vivere insieme, felicissimi e tutto perfetto nei primi momenti, nel primo periodo, anche dopo, perché anche ora stiamo bene, non è che stiamo male, però logicamente siamo in un'altra fase, siamo in una fase più avanzata ora, ci siamo abituati a stare sempre insieme, quindi non è tutta quella cosa che si sente allo stomaco ogni volta, logicamente, perché vivendo, però è bello anche questo, nel senso che è molto è bello quello che c'è all'inizio, ma è bello anche, quello anche che l'abitudine, viene dopo. Diciamo, è bella questa abitudine. Anche il pensiero di poter sempre contare su una persona che ti sta vicino, il fatto di vederla ogni giorno, cioè sono diverse bellezze, diverse fasi una coppia che dura negli anni affronta sicuramente. L'importante, come diceva lui, non lasciarsi spaventare, perché molte coppie ho visto che scoppiano proprio quando arrivano a questo punto. Si lasciano, poi magari se ne pentono perché provano a stare con un'altra persona, ma si rendono conto che però la nuova persona sì, porta nuove emozioni, ma non porta quella quotidianità, quella sicurezza che ti dava. Infatti il problema si aggrava quando nella fase della monotonia c'è il tradimento da parte di uno che si fa imbambolare da una nuova bellezza. Però sì, è bello quando è amante, perché è una cosa nuova, siamo sempre lì, è un'altra fase. Però dopo, anche se si mollassero e quello andasse a vivere con l'amante, a un certo punto si ristabilizzerebbe di nuovo. Ora, un conto, sono quelle persone che stavano male insieme e l'amante era una persona migliore dell'altro. Però io sto parlando in generale di una coppia, coppie che vanno bene. Sì, che vanno bene, perché ecco. Chiaramente se una coppia non sta bene... Se non stava bene, uno sì, poi o cambia. Sta insieme okay. Per forza. Sì, è chiaro che non, una coppia che è abitudinaria non va per forza bene, cioè ci deve essere l'abitudine perché la cosa si è stabilizzata, ma ci deve essere sempre un coinvolgimento, cioè non è che deve sparire il sentimento, chiaro, se sparisce quello ovviamente non c'è più nulla da fare, diciamo così, quindi è una cosa un po' diversa. Noi parlavamo di coppie che comunque stanno bene, che non hanno nessun tipo di problema, ma che vanno incontro al normale susseguirsi di fasi che ci sono in una storia. Ok, quindi poi vedremo poi quando saremo anziani. Sì, poi magari faremo un vlog. Un vlog da wreck. E poi si lascia sempre, cioè nel senso, io anche scherzando magari lui dico, ma cioè non è detto, per me il per sempre non esiste. Esiste il presente, esiste il fatto che ora come ora, da qui al futuro, non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. Ed è meglio secondo me viversela un po' così, cioè pensando al futuro, facendo dei programmi per il futuro, ma non troppo a lungo termine, perché non ha senso pensare da qui a 20 anni. Però io lo voglio dire, quando avremo 60 anni faremo un vlog. Ok, perfetto. E ci sarà ancora YouTube. Allora, la pensate come noi oppure no? Fatecelo sapere. Un saluto a tutti. Ciao.